chi c'è? C'è Nisho? C'è Levi? C'è Levi? Se fa bocca! Buona visione! Cascine de campagna, questa è spettacolare, l'ho esplorata due volte in tella vita mia, sopra sa collina qui su colle, guarda quanto è bello, meraviglioso questo colle, è bellissimo, sembra il convento de Heidi, sembra la collina del convento d'ustava Candy. Guarda che roba, che bella casa, de su spiano qui de erba, è bellissima sta casa, oh. Cos'è, è stata murata, è stata tutta murata, messa in sicurezza, questa è una porta della stalla, però non collega de là, forse m'hanno visto pure chi, che avevo detto un nome truao, l'hanno chiusa in sicurezza, però chi è aperta, vedi? Chi è aperta ma non collega, vedi che hanno murato di là. Oh collega, hanno murato di là, fa un po' vedere, tutto murato qui dentro. Hanno murato tutto, però di qua, vedi, aperto all'interno, quindi se può accedere, dai. Guarda un po' le scarpe del Vergaro. Queste è de coso, oh. Enna miseria, che roba, se scarpe, che antichità. Queste le scarpe dell'Ottocento, il cuoio vero italiano. Porca miseria, che scarpe. Queste è le scarpe che faceva nonno Bibbo. Fa un po' vedere. Sente le pesa, oh, pare i zoccoli. Vedi che c'è i chiodi qui sotto. Anzi che non si è infilzati pia quella volta, le fette, guarda un po', tutto cuoio, pure i lacci è di cuoio, non mi sa che scarpe, pensa una volta che scarpacce, però eppure se scarpe era di lusso, quella volta era un lusso per i contadini, per i Vergari, vedi che sotto c'è il carro armato, va, non c'è scritto la marca niente perché ormai si è fossilizzate, diventate pietre se scarpe. E nammi se so teghe te fava, come i lenzuoli negli anni 90, anni 80, che in tel terrazzo sa l'inverno, no? L'inverno quella volta era veramente freddi, c'era la neve, c'era il clima naturale, c'era le stagioni naturali e l'inverno sentesiva tutti i lenzuoli. Adè metteli a te, vede se te sentesa tutti, diventene teghe de fava. Adè non te sentese ne più niente, anche se è freddo come un diavolo a volte, perché sa tutta l'irrorazione chimica nell'aria, i vestiti non diventene tesi come i stucca fissi. Adè niente, zero. Guarda un po' chi hanno impaccato i vandali, vedi, per bucà, hanno spaccato i foratelli, dopo chi la porta l'hanno chiusa, però no, non è chiusa, oh. Adesso che vedo non hanno chiuso niente, è il vento che l'ha chiusa, allora potevo accedere anche da qui, guarda le scale, un macello, tutte sventrate, chi c'è? C'è Nisho! Nisho! Fa un po' da sua, guarda un po' il matto, il marmo 1800, questo qui è antichissimo, questo marmo qui, questi pezzi di marmo di montagna, guarda un po', questo era de lusso, se scala apposta l'hanno rubato col marmo, l'hanno staccato da se scale, hai capito che furbi si ladri, hanno rubato il marmo perché costa un occhio della testa, su marmo antico, l'hanno sicuramente lavorato per la casa di loro, chi hanno tolto tutto, hanno tolto, quassù hanno fatto il soffitto, le travi, cucine nuove negli anni 90, tanto ormai sta casa abbandonata da tanto, poi ci hanno fatto la città di cemento, qui è andato su tutto, fa un po' di dopo c'è le cagate come al solito dei sorci,
E qua la stanza si presenta che una volta c'era qui la cappa d'aspirazione del camì, che stava di sotto e stava anche di sopra. Anche qui c'era il camì. Vedi che l'intonaco era azzurro, addirittura dopo l'hanno fatto giallo. Vedi, da azzurro l'hanno fatto giallo, po' verde, po' bianco, poi è stata abbandonata. E dopodiché hanno cercato da ripristinarla sa casa. Ma dopo però purtroppo successivamente è stata murate le finestre per mantenerla in piedi sta casa, perché sennò andava giù tutto. Adesso vado di sopra accedendo da qua, che c'è la controscala. Andiamo un po', guarda un po' i mobili a muro. Qui c'era una mensola oppure c'era un coso lì, una caldaia, qualcosa, perché c'è i tubi. Cos'è i tubi? Oh, pare ai tubi, invece è i siluri per attaccarsi una mensola, vedi. Adesso vado di sopra. Chi va, guarda un po', chi il marmo non l'hanno elevato, solo laggiù al piano terra, vedi il marmo. E chi hanno tolto? Chi è andato giù? È andato giù, c'è una tavola dei muratori, perché hanno rifatto il muro, il tetto, qui il soffitto. E qua sopra chissà se ci posso accedere. Qui c'è la ferrovia del treno, qui un binario del treno questo qui è, oppure è proprio un architrave di ferro che pare un binario. Qua il tetto è stato rifatto, sicuramente nei anni 90, i primi anni 90. Guarda un po' questa casa da chi? Guarda come si vede, oh. Guarda come si vede bene. E na miseria, che bello! Sta casa qui è bellissima, è uno spettacolo sta casa. Guarda un po', adesso cammino nel vuoto, guarda un po', il vuoto a rendere. Perché se mi casco, rendo all'ubitorio. Guarda un po' chi cuceo. Cuce, chi veniva sul camì, la cappa dei camì, e ancora c'è il bruciato dopo che hanno restaurato, hanno tappato la cappa e dopo ci hanno messo l'architrave, sai, i foratelli, sa il tetto nuovo. A qua che panorama c'è a qua? Vedi, ci hanno messo la rete in modo che non bocchino i picciò, se no cagano tutto un continuo dappertutto. Guarda un po' l'annesso là che c'è, sicuramente qua intorno c'era il pozzo, piava nell'acqua, faticava nella propria terra, c'era il vergaro che faticava ciò per il campo, la vergara stava sempre dentro casa che puliva, sistemava, lavava, cucinava. E pensava ai figli, quanto era meglio quella volta la vita. Invece te a fatica per un altro, consuma tutta la vita per un altro. Le donne, se non faticano le donne, gli uomini non la fanno a far campare, a far sopravvivere la famiglia, perché c'è un sacco di pagamenti vari. Non la fanno più a campare se il marito e moglie non faticano tutti i due, non la fanno più a campare. Quante bullette ci strangolano le bullette, sta gente che comanda. Allora deve ne fare di gambe due le persone, se no gli si fa campare. E allora dopo è ovvio, succede che i figli diventano drogati, perché gli manca l'affetto dei genitori, che non c'è mai, perché deve ne faticare rotta di collo per pagare le bullette, controbullette, soprabullette, la macchina, i vizi di sigaretta rotta di collo, fumare rotta di collo. Dopo le bestemmie se li impappa, perché stanno sempre a faticare per un altro. È uno schifo la famiglia oggi, è uno schifo. Era meglio quella volta, quando prima che questa casa venisse abbandonata e allo spaccio, che andasse allo spaccio, però dopo è stata ripristinata fortunatamente. Quanto durerà se continuo a cucire? Sti architravi sono nel negozio, che dentro pare il legno buono, però sono nel negozio dentro. E il legno questo qui durerà altri 20 anni, se non c'è un altro terremoto pazzesco che spacca tutto. Sicuramente. Oppure una guerra. Adesso si stanno a mettere d'accordo per fare la guerra. Quindi anche in Italia. Come andremo a finire, cucì? Dopo pure i vulcani purificheranno la crosta terrestre, quindi stiamo sul punto di purificazione della crosta terrestre. Nello stesso tempo l'uomo che si uccide, l'uomo si uccide contro l'uomo contro l'uomo, e tutta questa battaglia, tanto questa è una battaglia già persa fin dall'inizio. È persa fin dall'inizio, perché l'uomo è contro l'uomo. L'uomo si moccica la propria coda, sempre di più, adesso sta arrivando agli organi vitali, se sta a mangiare gli organi vitali, e dopo muore, l'uomo muore, non può continuare a cucire questa generazione spavalda e assassina, una generazione pornografica e schifosa, non può continuare a cucire. E allora niente, allora noi...
ci dobbiamo affidare solo al Padre Eterno e allodarlo, ringraziarlo sempre, tutti i giorni della nostra vita. Affidarci a Gesù come si affidavano le famiglie antiche rurali, come in questa casa, il vergaro faticaggio, la terra, quando ringraziava a Dio delle risorse del pianeta Terra che gli dava la terra. Con gran sudore, con le bestie su mare, andava giù per il campo, arava all'agricoltura, lo faceva campare, lui, la moglie, la vergara e i figli, la prole. Quanto stavano meglio, la madre stava qui dentro a badare i figli, a lavarsi, a stirare, a sistemare, a pulire e a cucinare. E il vergaro quando veniva qui trovava la moglie, non la trovava con un altro a scopare rotta di collo al lavoro, al luogo del lavoro. Porchi! Porca, porche, che faticate rotta di collo, faticate e scupate rotta di collo del luogo del lavoro. Perché le donne oggi, il 99%, mica tutte, Allora l'uomo tradisce la propria moglie, è un puttaniere. La donna fa un macello, i stravizi, scopa con tutti, di qua, di là, di su, di giù, va al lavoro, scopa con quello del lavoro, va al bar e scopa col barista, va in un'azienda a fatica, sa il padrone scopa rotta di collo, sa la segretaria anche se è sposata, al padrone gli piace pure di più perché è l'intrigo, l'intrigo gli piace di più perché il peccato attira. Quando uno ti dice, come un bambino piccolo, se tu gli dici a uno, gli dici non fumà, e come i bambini piccoli, no? Tu più gli dici da non fare una roba e più la fanno. Come una ripicca, capito? Te fa la ripicca. E così va la generazione di oggi. E la moglie, anche se è sposata, scopa con tutti. Una genitrice. E la stessa cosa l'uomo. L'uomo fatica con una poliziotta. Un poliziotto fatica con una poliziotta. Scopa, la scopa. E per esempio... E le forze dell'ordine, oppure ma qualsiasi lavoro, nelle sale slotte, oppure negli uffici, nelle aziende o nei negozi, quando scappano e fanno le cene della ditta, vanno in giro, anche se sposate, uno che fatica con una, anche se è sposato, tradisce la moglie e pendà con la collega da lavoro, oppure la moglie tradisce il marito e pendà con il collega di lavoro. Ecco la generazione. La generazione è uno schifo, è pervertita, è prostituzione e continui insulti contro Dio. Pensa che roba, la generazione può andare avanti così, può andare avanti così, mi pare di no. Però io devo fare una live. A posto, adesso io vado via da questa casa e devo andare a fare una live adesso su Twitch. Chi è che mi segue su Twitch mi può seguire, che io gioco anche con i giochi della PlayStation grazie all'intercessione dei miei figli, se no non ci avrei giocato mai. Invece mio figlio è contento che gioco anche io, che faccio il gameplay e allora lo faccio per piacere a lui e basta. A posto, allora adesso vado via da sta casa e cerchiamo invece da cominciare a metterci i sentimenti sulle cose che facciamo tutti i giorni, a volerci bene gli uni gli altri e a creare una realtà migliore di quella che ci troviamo, anche se il mondo identificato come generazione di oggi è ormai decaduta all'oblio totale, ormai è alla fine proprio del tutto. Stiamo aspettando solamente, questo tempo è solamente un'attesa della purificazione della crosta terrestre, e stiamo attendendo gli angeli che ci verranno a prendere e prenderanno i prescelti. Io non è che mi sento santo, però e ho un sesto senso che sarò uno tra i prescelti. Ti direi, ma te senti santo? Te mica sei santo, lo so, non c'è bisogno che me lo dichi te pensa per te, io penso per me, ognuno pensa per se stessi. Cerchiamo da volerci bene gli uni gli altri, viviamo nell'amore e così saremo prelevati dagli angeli per la gloria del cielo, e dopo il pianeta verrà purificato completamente col fuoco, liquefatto, e diventerà tutto liquido, e poi si ripristinerà e si consoliderà da zero e rinizierà ad essere un paradiso. I cieli saranno purificati, tutto quanto sarà purificato, la crosta terrestre, il sottosuolo, il mare, tutto quanto.
però nel frangente, in questo frangente di tempo, noi nell'attesa cerchiamo da fare del nostro meglio per la purificazione di noi stessi, cioè vivere nell'amore. Dovremmo assolutamente vivere nell'amore. Ecco, questo è che ci dà il cambiamento evolutivo, l'evoluzione che ci porta alla salvezza, alla nostra salvezza. Non c'è se no salvezza all'infuori di intraprendere la strada dell'amore. Solo quello ci porterà alla salvezza. E da qui è tutto, non c'è soriato lassù il coso lì, il bastione lì lassù del castello, della torretta, perché l'ultima volta ci sono arrivato. C'ero arrivato l'ultima volta, quant'è? 3-4 anni fa ci sono venuto qui. Però adesso non ci sono potuto andare perché la scala non c'è più. Dopo a sbudellarmi non me ne va. Adesso ti faccio vedere, guarda un po' che c'è. Come al solito, estate, pacchetti di sigarette, guarda. Dove c'è gli estate buttati per terra dai diavoli. Guarda un po', dalla moda di oggi. Due estate e poi le sigarette, guarda. Che dopo qui c'è un cancro nella lingua, guarda che schifo, cosa provoca il fumo. Più fumene, più gli si dice da non fumare, più fumene. È come i bambini piccoli, più gli dici una roba, più la fanno. Tutti viziati, ormai è allo scatafascio, la generazione è finita. Cerchiamo da un lecce meno. Ce le vi, contadi! Fine!